Ok. Alberto, che diavolo vuole? Ah, eccolo, hai deciso di fare un video sul figlio di Biden, Alberto, ma sei tu? Ma eh? Quindi sei uno schifoso trampiano anche tu. ti sei bevuto il cervello? Peccato. Scusate questa banale interruzione. Com'è che si dice? Le colpe dei padri ricadono sui figli? È quella massima che i greci chiamavano colpa del genos, una sorta di maledizione che ogni tanto gli dei si divertivano a lanciare su tutta la discendenza del malcapitato di turno, colpevole di qualche peccato blasfemo. E intanto Zeus gli fregava la moglie. Tra qualche mese in casa Biden potrebbero arrivare a pensarla al contrario, cioè le colpe dei figli ricadono sui padri. Per carità, ci sono una vagonata di motivi e di colpe per i quali Joe Biden potrebbe perdere le elezioni di novembre. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him. There's not a single solitary Biden man that is as old, younger than any Biden woman. Ma che ca... Ma prima che il popolo democratico si autoflagellasse sulle ultime performance comunicative di Joe, c'è stato un periodo in cui l'ostacolo alla rielezione di Biden fu, beh, sempre un Biden, ma un altro. Hunter Biden, il tormentatissimo figlio di Joe, avvocato, uomo d'affari e lobbista. Nel tempo perso, persino pittore. Ma anche questo nobile hobby ha finito per procurargli dei problemi. Su conto di Hunter pendono diverse marachelle, alcune solo presunte. Alcune più gravi, altre ancora di quelle che fanno esclamare ai padri: "Ah, questa proprio ci mancava". Tutto materiale abbastanza compromettente da diventare un cavallo di battaglia privilegiato per gli attacchi dei repubblicani. E prima dell'estate abbiamo avuto l'ultima hit, la condanna, da parte di un tribunale del Delaware, per aver acquistato una pistola senza notificare il proprio stato di tossicodipendenza. He came to my apartment one time, and this is when he was still in office, as vice president. And I said, "What are you doing here?" He said, "Honey, what are you doing?" I said, "Dad, I'm fine." He said, "You're not fine." Che non è un bel modo di ricordare a tutta la nazione che hai avuto problemi con le droghe, nonostante fosse già noto almeno dal 2018. Ma cosa ha detto Biden padre? Ecco qui. I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know. I said I'd abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, il figlio di un presidente in carica riceve una condanna. E una mica da ridere. Se non fosse incensurato, oggi Hunter Biden rischierebbe anche 25 anni di carcere. A questa imputazione segue quella per evasione fiscale, più tutta una serie di sospetti e presunte accuse su alcuni suoi affari in paesi esteri come la Cina. Ma secondo i repubblicani, Hunter andrebbe condotto davanti alla giustizia anche per altre storie, come i suoi coinvolgimenti in intrallazzi politici in Ucraina con la complicità del padre e il suo ruolo attivo in presunti scambi di influenze. E tanto denaro. E certo, non aiutano a riabilitare la sua immagine le spese folli saltate fuori durante il processo per evasione. Centinaia di migliaia di dollari spesi in droga, farmaci, soggiorni e feste in ville di lusso, come in questo caso, guardate come si diverte. Ma abbiamo anche Porsche e Lamborghini varie, escort, non meglio specificati intrattenimenti per adulti se non si considerano i 27.000 dollari spesi su un sito porno più tutte le altre spese per performance in diversi strip club. Sia chiaro, ognuno è libero di spendere i propri soldi come vuole, però inizia a essere un problema se questi soldi hanno una provenienza poco chiara. Però di quali colpe stiamo parlando e soprattutto Hunter Biden ha davvero fatto tutto quello che gli si rinfaccia? O sono soltanto montature e propaganda? Partiamo dal principio. Questo video è in collaborazione con NordVPN. Più informazioni a fine episodio. Let me state as clearly as I can. My father was not financially involved in my business, and in the depths of my addiction, I was extremely irresponsible with my finances. But to suggest that as grounds for an impeachment inquiry is beyond the absurd. There is no evidence to support the allegations that my father was financially involved in my business because it did not happen. For 6 years, I have been the target of the unrelenting Trump attack machine shouting, "Where's Hunter?" Well, here's my answer. I am here. Sul fatto che la vita abbia fin da subito messo a dura prova Hunter Biden, non ci sono troppi dubbi. E lo stesso Hunter a raccontare nella sua autobiografia due traumi familiari a detta sua mai risolti.
Dapprima la morte quando aveva soltanto 2 anni della madre e della sorellina, in un incidente d'auto nel quale sia lui che il fratello restarono gravemente feriti, tanto che loro padre, John, 72, fu costretto a giurare come senatore nella stanza d'ospedale dei figli. In my being a good father and being a good senator, which I hope will not occur, we can always get another senator, but they can't get another father. E poi la morte nel 2015 dello stesso fratello Beau, coincisa con un incremento della dipendenza di Hunter dalla cocaina e a cui seguì una tormentata relazione con la vedova del fratello. E qui abbiamo uno scenario classico. Da una parte Hunter Biden, la pecora nera, e dall'altra il figlio perfetto, Beau. Come dirà il padre, Beau era un Joe Biden 2.0. Aveva tutto il meglio di me senza difetti. Sempre nelle sue memorie Hunter Biden parla anche di altro, a partire dal suo ruolo nel consiglio di amministrazione della Burisma Holdings, attiva nel mercato ucraino del gas naturale e di proprietà dell'oligarca Nikola Zlochevsky. This company Burisma involved in lots of criminal activity, correct? I do not know that. I would say that it's the largest private gas producer in the country and its business reputation is mixed. E come c'era finito lì dentro? Dobbiamo partire dall'inizio. La carriera di Hunter Biden inizia a metà anni 90, dopo essere uscito da Yale con una laurea in legge. Era appassionato di scrittura e letteratura, soltanto che a 23 anni, con un matrimonio e una figlia in arrivo, decide di andare sul sicuro. La sua attività in qualche modo si lega subito a quella del padre, che nel 96 è in corsa per la rielezione al Senato. In realtà, fin da bambino, Hunter, come tutto il resto della famiglia Biden, è sempre stato coinvolto nelle numerose campagne elettorali del padre. Addirittura una volta, nell'87, presenziando con il padre ad una partita di football universitario, si menò con dei contestatori. Nel 96 il suo ruolo a sostegno del padre si fece, diciamo, un po' più istituzionale. Hunter entrò come consulente in una holding bancaria, la MBNA, una delle principali donatrici delle campagne del padre. Al suo primo incarico, Hunter guadagna quasi quanto il padre, circa $100,000 annui, circostanza che per qualche giornalista fu alquanto sospetta. Intanto si occupa attivamente dell'ennesima campagna del padre e nel 1998 entra direttamente in politica nell'organico della presidenza Clinton, al Dipartimento del Commercio, per questioni relative all'allora crescente settore dell'e-commerce. Nel 2001 cambia ancora, senza abbandonare però del tutto la politica. Insieme a William Oldacre, avvocato già vicino a Joe Biden, mette su la National Group, cioè un'attività di lobbying. In pratica questi avvocati si facevano rappresentanti presso le istituzioni governative di certi settori produttivi, industriali o culturali della nazione. Ad esempio, si deve decidere una riforma sulle università? Bene, i lobbisti si presentano a senatori ed enti governativi portando il punto di vista delle università, notificando critiche e problematiche, facendo pressioni per smussare certe riforme, per farle approvare o meno. Ok, può sembrare un pochino losco e il termine lobbista può suonare male, ma comunque si tratta di cose del tutto legali. E chi meglio del figlio di un senatore può fare il lobbista? Una vicinanza che certo alimentava sospetti e presunti conflitti di interessi. E a poco bastavano le rassicurazioni dei due Biden. Hunter got thrown out of the military. He was thrown out dishonorably discharged. That's not true. For it wasn't cocaine use, and he didn't have a job until you became vice president. Once you None became vice president, true. He made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow, that is simply and various not other places. True. Ma quando nel 2008 suo padre correrà nella lista presidenziale di Barack Obama, Hunter decise che era meglio smettere di fare il lobbista. Tra il 2006 e il 2010 Hunter fa un po' tutto, fa il tutto fare. Il presidente Bush lo mette per 5 anni nel consiglio di amministrazione di Amtrak, la rete ferroviaria nazionale. Nel 2008 fonda una società di consulenza, la Seneca Global Advisors. L'anno dopo la fonde con un'altra e nasce la Rosemont Seneca Partners con Christopher Hines, erede del colosso del ketchup, e Devon Archer, ex modello di Abercrombie & Fitch. Nel tempo perso Hunter fa anche l'avvocato. Insomma, non gli si può certo dire che non si sia dato da fare. Nel 2006 però fece scalpore un affare finito non bene con lo zio, tale James Biden. We have people with the Biden name dealing with Chinese business people that have a relationship through the Communist Party. I think it's very concerning. I due più un terzo socio, tale Anthony Lotito, vogliono acquistare l'hedge fund Paradigm, che pare avesse in gestione 1,5 miliardi di asset. Pare perché in realtà erano molti meno, ma i Biden se ne accorsero tardi. Inoltre saltò anche fuori che l'avvocato portato da Lotito per esaminare l'affare, tale John Fasciana, era stato recentemente condannato per frode. La storia poi si complica tra cause legali con l'ex socio Lotito, legami con altre società finanziarie rivelatesi schemi Ponzi e truffe. E così, nel 2010, il Paradigm è liquidato. He was already on the board and he's a grown man. And it turns out he did not do a single thing wrong as everybody's investigated.
President Trump has said publicly, Joe Biden and his son are stone cold corrupt. And chances are he's watching this interview. Anything you want to say to him? Yeah, Mr. President, release your tax returns. Let's see how straight you are, okay, old buddy? Nel 2012 poi arrivano i cinesi, o forse bisognerebbe dire, come fanno alcuni, che sono i Biden ad andare dai cinesi. Come avrete intuito, cominciano i problemi. Sappiamo che Hunter Biden, insieme alla sua Rosemont Seneca Partners e al socio Devon Archer, si mette d'accordo con l'uomo d'affari cinese Jonathan Lee per creare un fondo. Il nome è BHR Partners, il cui scopo sarebbe quello di raccogliere capitale cinese per investimenti all'estero. Tenete a mente che sono anni in cui Joe Biden è vicepresidente di Barack Obama. Hunter Biden entra nel consiglio di amministrazione di questo fondo, sostenendo che fosse una posizione non retribuita e, come verrà chiarito più avanti, investirà nel fondo soltanto nel 2017, ovvero sia quando la presidenza Obama era già terminata. I suoi avvocati parlarono di un investimento di $420,000 per il 10% del fondo, il che significherebbe che BHR Partners disponeva di una capitalizzazione di 4,2 milioni. Ricordatevi questa cifra, $4,2 milioni. Comunque, fin qui, nulla di sospetto. Però nel 2013 i Biden vanno in Cina. Ci sono Joe, allora vicepresidente, Hunter e la figlia Finnegan. Joe è lì per lavoro, deve incontrare Xi Jinping. Anche Hunter è lì per lavoro e deve incontrarsi con il signor Lee. Solo per una tazza di caffè, dirà. Però all'incontro parteciperà anche lo stesso Joe Biden. 12 giorni dopo, il fondo BHR riceverà l'approvazione delle autorità cinesi. La cosa non destò interesse all'epoca, ma qualche anno più tardi... Sì, piccolo salto in avanti nel tempo. Siamo nel 2019, Donald Trump è presidente e tra un annetto si voterà ancora. Tuttavia, durante la campagna elettorale, Trump ha un piccolo problemino, cioè rischia l'impeachment per accuse di interferenze russe nelle elezioni del 2016. Alle accuse di ingerenze estere, Trump attacca con la stessa moneta il rivale, che, guarda caso, è proprio Joe Biden, dicendo: quando il figlio di Biden se ne torna dalla Cina con $1,5 miliardi in un fondo, mentre tutti i più grandi fondi del mondo non riescono a far uscire denaro dalla Cina, e mentre lì fa un incontro veloce e se ne vola via con l'Air Force 2, la ritengo una cosa orribile. Questa è più o meno la traduzione della bordata che lanciò Trump nel settembre 2019. Il riferimento è ovviamente al viaggio del 2013. Trump, senza però fornire prove e dettagli in più, riteneva sospetto che Hunter Biden fosse riuscito lì dove gli altri avevano fallito, ovvero raccogliere capitale cinese, evidentemente per investimenti diretti a beneficio della famiglia Biden. Per Trump non poteva essere soltanto un caso, ed invitava a indagare meglio sugli affari cinesi dei Biden. Forse lo sapeva o forse no, ma già dal 2018 il Dipartimento di Giustizia stava indagando sulle finanze di Hunter Biden, proprio in merito ad alcune transazioni cinesi. Un'indagine poi passata in commissione al Senato, che scoperchierà il vaso di Pandora sulle spese di Hunter Biden e su altri affari e coinvolgimenti poco chiari, che però non hanno a che fare con quel $1,5 miliardi citato da Trump. Come è stato dimostrato, la cifra sparata da Trump risaliva ad un vecchio documento della BHR Partners, nella quale si indicava $1,5 miliardi come obiettivo di capitalizzazione da raggiungere. La capitalizzazione del fondo, come dissero gli avvocati, era di appena, si fa per dire, $4,2 milioni. Che certo, oh, sono sordi. Comunque, questo grossolano errore da parte di Trump era più che sufficiente per poter dimostrare che il tycoon non sapeva di quel che stava parlando e che quindi non aveva alcuna prova. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia, loro sì, loro volevano fare sul serio. Le attenzioni degli investigatori erano rivolte ad una serie di affari, trattative e bonifici registrati dopo il 2017. Tutte queste cose ruotavano attorno a rapporti poco chiari con la China Energy del magnate cinese Ye Jianming, tra cui alcuni investimenti in progetti energetici negli States. Il presidente ha ripetutamente detto che you received $1.5 billion from China, despite no experience and for no apparent reason. They feel like they have the license to go out and say whatever they want. It's all noise. I have to then answer questions about accusations made by probably the most unethical group of people that we've ever seen in this republic. Alcuni dettagli furono però resi pubblici da un rapporto al Senato fornito dal Partito Repubblicano nel 2020 e dall'avvocato dello stesso Trump, Rudolph Giuliani. Si parlava di bonifici e pagamenti effettuati dalla China Energy per circa $4,7 milioni finiti allo studio legale di Hunter Biden, la Owasco PC.
Si parlò anche di un diamante da 2,8 carati regalato personalmente da Ye Jianming ad Hunter Biden, il quale racconterà poi al New Yorker di essersi sentito a disagio nel ricevere quel dono e che lo avrebbe così dato ai propri soci. Ma intanto di Ye Jianming non ci sono più tracce dal 2018, quando ovvero finì sotto indagine in patria per reati fiscali. Sempre nei documenti presentati al Senato dai repubblicani saltarono fuori anche alcuni dettagli riguardanti un misterioso laptop che Hunter Biden avrebbe dimenticato in un centro riparazioni in Delaware. Al suo interno un giro di mail un po' criptiche, un po' sospette, facevano intendere che erano in progetto alcuni accordi redditizi tra Hunter Biden, i suoi soci americani e la China Energy. Was that your laptop? For real? I don't know. I know, but you know that this is. I really don't know. Okay. The answer is. You don't know, yes or no, if the laptop. I don't have any idea. I have no idea. So could have been yours. Of course, certainly, there could be a laptop out there that was stolen from me. There could be that I was hacked. It could be that it was Russian intelligence. It could be that it was stolen from me. In una mail del 2017 tra due soci di Hunter, cioè James Gillier e Tony Bobulinski, con in copia lo stesso Hunter Biden, si prefigura quello che sembra essere un assetto societario. Hunter viene definito presidente o vicepresidente a seconda degli accordi con la China Energy, CEFC, con remunerazione di 850. Ho sempre sognato di dirlo. 850 cosa? Mele? Pere? Bottiglie di scivolizia? Però a insospettire ancora di più, gli inquirenti, era una frase poco chiara e relativa alla distribuzione delle quote societarie. Ad Hunter Biden sarebbe spettato il 20%, ma nell'email si precisava anche un 10% held by H for the big guy, cioè tenuto da H per il ragazzone. H, H e Hunter, ma il big guy? Il tipo grosso? Secondo il socio Tony Bobulinski, che testimonierà alla Camera, quel big guy sarebbe Joe Biden, che fin da subito avrebbe avuto un ruolo di facilitatore in tutti i progetti all'estero della famiglia. Altri tizi attivi in quella catena di mail sosterranno l'estraneità di Joe Biden. Comunque sembra che all'email di James Gillar non sia seguita nessuna risposta, in pratica Gillar è stato ghostato come nelle peggiori app di siti di incontri. In un'altra mail inviata da Hunter Biden si parlava di un accordo stipulato tra lui e Ye Jianming, secondo il quale Hunter avrebbe preso 10 milioni annui per 3 anni soltanto per le introductions, cioè le presentazioni di altri tizi. Not bad, amici miei, ma l'accordo diventa ancora più favorevole quando si comincia a creare una holdings divisa 50-50 tra Hunter e Ye. Saltò fuori anche un accordo in cui un socio di Ye, tale Patrick Ho, riconosceva a Robert Hunter Biden il pagamento di $1 milione in qualità di avvocato per una consulenza su questioni legali statunitensi. Sempre questo signor Ho, nel 2018, è stato dichiarato colpevole da una giuria federale di Manhattan per aver pagato tangenti a funzionari governativi in Africa per diritti petroliferi in Chad e Uganda. Ok, ma perché il Dipartimento di Giustizia si mise a indagare su tutto questo? C'erano un bel po' di milioni in giro ricevuti da Hunter Biden, formalmente il reddito generato all'estero su cui, secondo le accuse, non erano state pagate tasse. Però non si trattava soltanto di semplice evasione fiscale. Lo scenario, che alludeva a possibili conflitti di interessi, aveva tutta la parvenza di una presunta attività di riciclaggio. Secondo i repubblicani, quei soldi, quelle consulenze e quelle ripartizioni societarie sarebbero state una schermatura ad un vasto giro di tangenti e corruzione. Lo scopo? Chiaramente comprare l'influenza di Joe Biden tramite il figlio. Però si parla di mail e accordi concentrati tra il 2017 e il 2020, cioè quando Biden non era né presidente né vice. Quindi, come ricorderà sempre Hunter, che influenza volevi comprare? E non sono mai saltati fuori elementi così convincenti per tirare in mezzo lo stesso Joe Biden. Infatti l'inchiesta si è poi formalizzata soltanto su questioni fiscali di evasione. Però c'è un problema bello e grosso. Mica c'è solo la Cina. What was your role as vice president in charge of policy in Ukraine and your son's job in Ukraine? How is that not a conflict of interest? It's not a conflict of interest. There's been no indication of any conflict of interest from Ukraine or anywhere else. Period. I'm not gonna respond to that. Torniamo indietro. 2014. Hunter Biden entra nel consiglio di amministrazione di una holding energetica ucraina, la Burisma, di proprietà dell'oligarca Mykola Zlochevsky. Il 2014 per l'Ucraina è un anno particolare, per utilizzare un eufemismo. Il presidente filorusso Yanukovych è stato fatto sloggiare e la Russia ha invaso la Crimea. Zlochevsky, lo ricordiamo, è stato ministro sotto Yanukovych.
ministro non a caso dell'energia per un conflitto di interessi grande quanto una casa. Come tutti gli oligarchi che si rispettano, anche Zlochevsky ha beni all'estero e in quel momento è sotto inchiesta per corruzione e riciclaggio. Da vicepresidente di Obama, Biden si è lungo speso contro la corruzione dilagante in Ucraina. Quando il figlio finisce a lavorare proprio per uno degli ex oligarchi di Yanukovych, non ci fa proprio una bella figura. In qualità di avvocato, Hunter Biden è stato chiamato proprio con il compito di fornire consulenze per attuare una migliore governance aziendale, per $50,000 al mese. In altre parole, Hunter Biden faceva per Burisma quello che Joe Biden chiedeva di fare al nuovo governo ucraino, ossia, mettetevi in regola con le riforme, non corrompetevi e seguite i nostri ordini. Ok, però, anche qui, la scelta di affidare l'incarico proprio al figlio del vicepresidente USA poteva far giustamente pensare a qualche conflitto di interessi. So the Ukrainian oligarch who owned Burisma, there was very substantial evidence of corruption on his part, and he named Hunter Biden to his board of directors. To your knowledge, does Hunter Biden speak Ukrainian? I've never talked to Hunter Biden, no. To your knowledge, did he have any knowledge before serving on that board about anything concerning oil or natural gas? I'm not aware of his CV. To your knowledge, did Hunter Biden have any qualification whatsoever for that board job other than the fact that his daddy was the sitting vice president at the time? La Burisma e Zlochevsky erano poi sotto indagine per corruzione, ma soltanto per il periodo 2010-2012, quindi prima dell'arrivo di Hunter. Il suo incarico terminerà nel 2019, quindi lavorando sia quando Joe Biden era vicepresidente, sia per il mandato di Donald Trump. Come nel caso della Cina, se fino a quel momento nessuno aveva sospettato nulla di illegale, a parte l'imbarazzo di vedere un Biden al libro paga di un ex oligarca, col 2020 e le elezioni in vista, Trump chiaramente passa all'attacco. Trump farà infatti notare la casualità per cui Joe Biden, da vicepresidente, avrebbe avallato il licenziamento nel 2015 del procuratore generale ucraino Viktor Shokin, il quale stava indagando sulla Burisma Holdings, in modo, secondo le accuse, da proteggere il figlio. Insomma, un gran casino. Did you and your father ever discuss Ukraine? No. What were your qualifications to be on the board of Burisma? Well, I was vice chairman of the board of Amtrak for 5 years. I was the chairman of the board of the UN World Food Program. I was a lawyer for Boies Schiller Flexner, one of the most prestigious law firms in the world. You didn't have any extensive knowledge about natural gas or Ukraine itself, though. No, but I think that I had as much knowledge as anybody else that was on the board. If your last name wasn't Biden, do you think you would have been asked to be on the board of Burisma? I don't know. I don't know. Probably not. I don't think that there's a lot of things that would have happened in my life that that if my last name wasn't Biden. Ma ripartiamo dal famoso laptop, perché oltre le email cinesi spuntano alcune mail tra Hunter Biden e un dirigente della Burisma, tale Vadim Pozharsky. In data 12 maggio 2014, quest'uomo scrive ad Hunter, lamentandosi come le nuove autorità ministeriali ucraine stessero ostacolando, anche tramite presunte estorsioni di denaro, le attività di tale N.Z. e della stessa Burisma. E quindi chiede ad Hunter e al socio Devon, sì, l'ex modello di Abercrombie menzionato poco fa, se potessero utilizzare la loro influenza per far smettere queste azioni di destabilizzazione. Allora, N.Z. potrebbe essere Nicola, cioè Nicholas, il nostro Zlochevsky. E va bene, su questa influenza invocata sarebbe intuitivo tradurre con del tipo chiedi a tuo padre di parlare col governo ucraino. In un'altra mail dell'aprile 2015, Pozharsky ringrazia Hunter per l'ospitalità ricevuta a DC, cioè Washington, e per avergli fatto conoscere il padre. Quello che sappiamo è che a dicembre 2015 Joe Biden è a Kiev dal presidente Poroshenko. E in effetti c'è un ultimatum. L'ultimatum è quello del prestito del fondo monetario, quantità $1 miliardo per l'Ucraina. There's a new government and a new prosecutor general. I am prepared to do a public signing of the commitment for the $1 billion. Congratulations on installing the new prosecutor general. It's going to be critical for him to work quickly to repair the damage Shokin did. And I'm a man of my word. And that now that the new prosecutor general's in place, we're ready to move forward in signing that new $1 billion loan guarantee. La chiave di volta sta nel capire il motivo di questo licenziamento. Secondo la tesi repubblicana, e quindi poi imbracciata da Trump, il licenziamento su esortazione di Biden sarebbe la prova che stava difendendo gli affari del figlio, allontanando così un procuratore scomodo. Pure Shokin confermerà che la ragione del licenziamento era legata alla sua inchiesta sulla Burisma, di cui però non vi è traccia. Questo Shokin non era uno stacanovista, non era molto diligente nel suo lavoro. Vero o no che sia, comunque questo è quello che pensavano tutti.
rapporti tra Unione Europea, Fondo Monetario e Stati Uniti. You have to fight the cancer of corruption that is endemic in your system right now. Nel processo di occidentalizzazione dell'Ucraina post-Maidan, finito poi come sappiamo tutti, la lotta alla corruzione e le riforme erano la garanzia per futuri aiuti occidentali. Gli Stati Uniti non avrebbero guardato in faccia a nessuno pur di tenersi stretto il cuscinetto ucraino, e le parole della Nuland ce lo ricordano. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it and, you know, f*** the EU. No, exactly. And... Ma su questa signorina e ideologia di cui si fa portatrice ci faremo un video a parte. Vista l'inettitudine percepita o vera di Shokin, il suo licenziamento era una seconda garanzia. Se non fosse stato Biden ad alzare la voce e a chiedere la testa del procuratore, ci sarebbe stato mezzo mondo in fila a Kiev pronto a farlo al posto suo. Può anche darsi che Sleepy Joe non fosse tanto Sleepy e che abbia preso due piccioni con una fava, salvando capri e cavoli, cioè figlio e Ucraina. What's your understanding of what your son was doing for an extraordinary amount of money? I don't know what he was doing. I know he was on the board. I found out he was on the board after he was on the board. And that was it. And there's nobody... Well, you've had a lot of time. Isn't this something you want to get to the bottom of? No, because I trust my son. Ma c'è anche un'altra storia, un'altra variante di questa storia. Secondo questa variante sarebbero stati quelli della Burisma, in primis Nikola Zlochevsky, a pagare 5 milioni a testa ai due Biden per spingere al licenziamento di Shokin. L'assunzione di Hunter Biden sarebbe così stato un modo per proteggersi da eventuali indagini. Questa almeno è la versione di Alexander Smirnov, un losco informatore dell'FBI. Versione poi ritenuta menzognera dal procuratore che si occupa dell'indagine su Hunter Biden. They have lied over and over about every aspect of my personal and professional life. So much so that their lies have become the false facts believed by too many people. Ma alla fine, che ne è di Hunter Biden? Di tutta questa storia, tra la propaganda politica, lo spettro della disinformazione russa, le email sospette e laptop scomparsi, sappiamo che la giustizia americana, per il momento, ha contestato ad Hunter Biden soltanto il reato di evasione fiscale, il mancato pagamento degli alimenti alla moglie e il possesso illecito di un'arma da fuoco per il quale Biden ha ricevuto finora l'unica condanna. C'è tuttavia un filo conduttore nella carriera di Hunter Biden, al di là dei suoi atteggiamenti. Hunter ha sempre ricoperto ruoli e incarichi che in qualche modo mal si conciliavano con la figura non poco ingombrante del padre. E mentre il mondo si domandava cosa stesse tramando Joe Biden in Ucraina, suo figlio spendeva i soldi ricevuti legalmente da un oligarca per attenuare, o forse sollecitare ancora di più, i suoi demoni. Dovrebbe fare un po' di tenerezza sapere che negli ultimi anni Hunter Biden si è dato alla pittura. Il nostro Hunter ha un mercante d'arte che ne cura le mostre, ne cura le esposizioni e chiaramente le vendite. Le sue opere possono valere tra i $75,000 e i $500,000. Composizioni molto astratte, a volte animate da una psichedelia forse un po' troppo sospetta. Purtroppo, però, ad essere ancora più sospetta è l'identità degli acquirenti di queste tele, tenuta segreta dal team di Hunter Biden, ma uscite comunque allo scoperto. Come Elizabeth Hirsch Naftali, investitrice immobiliare, già a suo tempo sostenitrice delle campagne democratiche. Non si sa quanto abbia speso per le opere di Biden, né quanto le avrebbe acquistate con esattezza. Però la sua successiva nomina alla Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico Americano all'estero ha fatto di nuovo parlare di un altro ennesimo presunto caso di conflitto di interessi. Ora, Hunter Biden avrebbe tutto il diritto di dipingere, fare affari, divertirsi in uno strip club come un qualsiasi libero cittadino privato, ma è pur sempre il figlio del presidente. E quindi... io la butto lì. Se Joe Biden dovesse alla fine farsi da parte e abbandonare la politica, forse il primo a beneficiarne sarà proprio lo stesso figlio, Hunter Biden. Almeno potrà dipingere in pace. Vi ringrazio per l'attenzione, fateci sapere cosa ne pensate voi di tutta questa storia. Come sempre, grazie per l'apprezzamento che dimostrate con i vostri like e i vostri commenti a questo video. Un grazie a tutti i mecenati del canale e un grazie allo sponsor di questo video, NordVPN. Se a differenza di Hunter Biden volete tenere un profilo basso senza farvi hackerare il PC, NordVPN è l'app che fa per voi. NordVPN è il miglior servizio di sicurezza informatica in circolazione. Vi tiene al sicuro da malintenzionati, malware, cookie di tracciamento e email di spam, ed è un fidato compagno di viaggio per queste vacanze estive. Connettersi a wifi pubblici di aeroporti e hotel non sarà più un problema, e non lo saranno neanche i prezzi a volte fuori di testa di voli, stanze d'albergo e taxi. Infatti NordVPN vi fa geolocalizzare in ben 111 paesi
paesi diversi da dove poter effettuare le vostre prenotazioni, da un paese in cui il costo della vita è inferiore rispetto a quello dell'Italia, e potrete utilizzare NordVPN su ben 10 dispositivi diversi, anche per guardare serie TV disponibili soltanto all'estero o quando siete fuori dall'Italia. E non solo, se siete persi in qualche anfratto del mondo o in qualsiasi luogo dove il roaming dei dati europeo non funziona, potrete comodamente affidarvi a Sailee, l'eSIM della famiglia NordVPN che vi permette, scaricando semplicemente un'app, di comprare un pacchetto di giga per far sapere così ai vostri familiari che siete vivi e vegeti ed evitarvi noiose file all'aeroporto. Acquistando un piano biennale di NordVPN riceverete un codice sconto per ottenere gratuitamente su Sailee le offerte di giga che vedete a schermo in questo momento. Biden si è perso, suo figlio pure, ma almeno voi rimarrete al sicuro.